avvertenza, la situazione dei lavoratori addetti alle pulizie dell'ASL sembra infinita, adesso di nuovo posticipata. Sì, purtroppo quella che noi avevamo come prima esigenza, cioè di dare sicurezza e celerità a questa gara, sembra l'unica che non riesce invece ad entrare in porto in qualunque modo, visto che insomma, l'importante era dare una risposta che invece non arriva. L'annullamento della gara complica ancora le cose, sicuramente perché diluisce i tempi. Secondariamente perché non abbiamo in questo momento idea di dove possiamo, a cosa possiamo appigliarci e dove andiamo a parare per questi lavoratori e per diverse situazioni differenti anche tra loro, nessuna realmente tranquilla. Al momento hanno incertezza sul proprio posto di lavoro, sul proprio stipendio? In parte sì, allora la situazione dei discretti sanitari dell'ASL1 è esattamente questa di massima incertezza, sia sul posto sia sull'ammontare degli stipendi. Poi abbiamo incertezza per quanto riguarda invece quelli dell'ASL 2, parliamo ovviamente degli ex ambiti, dove l'incertezza è legata a un recupero attraverso la cassa integrazione in deroga di quelli che sono stati i tagli per la spending review, ma come sappiamo c'è la normativa che prevede per l'anno prossimo solo pochi mesi di copertura e quindi se i tempi dovessero allungarsi non sappiamo cosa rispondere. E in più l'incertezza per l'ASL 3, che apparentemente potrebbe sembrare la più protetta, è legata al fatto che pare che a giorni dovrebbe partire la gara dell'ausiliariato, che però complica le modalità di svolgimento del servizio. Quindi è veramente una situazione ingarbugliata, frastagliata e che non mette nemmeno un lavoratore nelle stesse condizioni del proprio vicino di banco, diciamo. Ok, Quillante stamattina. Maria Rosaria Nappa. Segreteria Filcams CGL Salerno.